Mannaggia. A parte, che cos'è tutta questa roba qui? Ieri ero in live portando Ion e mi hanno detto, è uscito questo Wuthering Waves. L'ho visto ed è semplicemente il clone del clone del clone del clone. Lo volete in live? Lo porterò. Ma intanto ci faccio un gameplay. Ricordatevi che le live le faccio spesso. Ma quando, Ed? Gruppo Telegram e Discord? Sicuramente lì verrete informati. E informo sempre quando le faccio, ragazzi. Dai, proviamo. Cosa vuol dire? Vengo sconfitto dal captcha. Seleziono in questi ordine. Ah, ho ucciso... Scusate. Allora, sono un weeabo ancora più weeabo o sono un weeabo che cerca di rimanere meno weeabo? Meno weeabo. Quindi scelgo il maschietto. Advice incoming. Posso customizzare? Oppure è come Tower of Fantasy che la customizzazione era dopo. La cutscene. Ischippabile! Non ti permette di skippare la cutscene che noi creatori e developer abbiamo scelto di farti vedere obbligatoriamente, eh? Sarà importantissimo. Perché poi non scamano mai sti giochi? Oh! Come l'ho detto? Ah, le animazioni sono carine però, per il momento, almeno quelle viste fino adesso. Attenzione, mi piace questo romanticismo, è inaspettatissimo. Oh! No, no. Io vedo. Nani. Posso scappare? Ti sei svegliato? Fammi vedere, fammi vedere. Ma quando è che una tettona urla? Fammi vedere, fammi vedere. Dai. Allora, io non capirò mai sta cosa. Anche Genshin ce l'ha. Perché se c'è una sola opzione io devo... Mi si blocca il gameplay, devo scegliere l'unica opzione disponibile. Non è che posso scegliere tira fuori il ca... Se ci fosse l'avrei fatto. Allora, l'animazione del terzo hit è molto bello. Schilla distanza. Con shift corri. Madonna, perché si assomigliano tutti? Poi mi fanno ridere che le lucertole, le libellule, qua non scappano. Non è come magari appunto Zelda che, sì, hai l'ambiente circostante e devi anche starci a te. Zitta! Allora, nemici, usiamo le skill. Schivate a tempo? Ok. Ok, aspetta il tempo, che mi dà? Dragone di pietra. Ma il feeling non è manco negativo in realtà. Pensavo peggio. Però devi far skippare, devi farmi skippare. Sei ferito dal combattimento. Cos'è questa statua? È la statua di Jue, la sentinella di Junshu. Ah, non me ne frega assolutamente un cazzo. Ho lo stucco con R. Bella. Premi 2 per switchare. Facciamo la final. Veniamo a lui. Allora, il combattimento dà più gusto sia di Genshin che di Tower of Fantasy. Per il momento. Comunque sì, probabilmente lo porterò in live, qua su YouTube. La cassa? Inizio a darmi item che non so che cazzo siano. Mi dovrò leggere tutti i 500 miliardi di item, che per uppare una cosa te ne chiedere 16.000, senza motivo. Ma come sono le scale? Che c'had? Stessa cosa, l'ultimo a caso. Allora, il level design è momentaneamente abbastanza lineare. Devo capire se migliora. Assolutamente è probabile. Queste qua che parlano non sopporto. Poi sono sempre due waifu del cazzo, solitamente. E ti rompono i coglioni. Ok, la città è quella. Se non vedete che sono troppo stupito, ragazzi, è perché... state già visto là come ora. Ragazzi, sta cosa dei dialoghi è fastidiosissima. Si può skippare, sono lenti. E ti giuro, è la solita storia. Quindi non è che dici, cazzo, segui, è stupenda. Vaffanculo. Ok, possiamo fare il glide. Cos'è sto spermino? C'è pure il target. Lui è un shaddone.
piedi questo infame fracico. Questa è la tua sfida. Ma vola, sto infame. Lui è carino come design, mi piace. Ah, gli ha tirato fuori il ferro. Quando un'aureola appare, premi il sinistro per contrattaccare. Ah, ok. Però a tempo. Veramente spamma. Eh sì. No, non puoi spammare, deve essere a tempo. Carino. Cioè, nel senso, non spammare, piuttosto ogni tanto prendi ritmo. Cos'è qua? Carino la final. Ok, ok, non bisogna spammare. Esatto. E poi io rompo tipo la guardia. Posso di premere F. Allora, la cosa del parry evita molto lo spam, evita molto il butt smash e rende tutto molto più ritmatico e carino. Questo lo apprezzo moltissimo. Questo meno, quanto cazzo parlano! Ragazzi, registro da 33 minuti e praticamente credo che 25 siano dialoghi. Ah, ma qua posso skippare! Ho sempre potuto farlo? Tu pare puoi farlo fino a una certa. Non appare sempre il messaggio... Ma comunque non appare quasi mai questo messaggio qui, forse solamente nei filmati. Dai! Dai, dai, dai! Quando posso schippo. Spero di essere nell'open world, quindi poter un po' esplorare. La voce del cazzo dietro, sotto. Lasciami respiro. Porco di... Lasciate respiro al giocatore! Ok. Arma che svolazza alla Genshin, anche qui. Vabbè, tanto è inutile fare le somiglianze, ce ne sono infinite. Allora. Ok, l'attacco in salto. Credo che annulli anche il danno da caduta quando non è troppo alto. Addirittura è immune. Inizia a riparlare. Devi stare solo sulla di coglioni di... Livello 5 questo. Oh. Con F c'è sempre la final? No. Assorbi. Eco ottenuto. Per vedere l'eco premi C. Equipaggio l'eco. Ma cosa sono dei summon? E quindi se premo Q che succede? Ah. Carino. Questo è carino. Questo è assolutamente carino. E questo mi dà eco, ma non tutti i nemici mi danno eco. Ok, assorbito. Mi piace anche che quando rompi i materiali te li autodroppa. È comodo. Qua c'è un altro eco. Cosa fa questo? Ok. Questa cosa è molto carina. Allora, anche il mondo non mi dispiace. A livello proprio estetico. Vai. C'è un po' di gente qua che cade a cazzo tutti insieme. Schivato, succhiamolo tutto. Ma è immune sto coso! Va bene. C'è un problema relativo proprio al fatto che loro sono immuni. Però quelli mi lanciano le palle di cazzo. Un eco, sorbi. Ma sono immuni forse perché bisogna dell'elemento opposto? Allora, mi sembra che l'arcilino che sammono faccia abbastanza schifo. Ma tutto posso prendere, praticamente. Allora, non so se è tutto, ma un sacco di mob in questo momento me l'ha fatto fare. Tipo, c'ho anche il cinghialozzo. Vai. Utile come un pugno in culo. Schiera da vicinissimo. Però se spammo... Poi lui dà una botta, buh, vabbè. Se ne abbiamo pure questi. Fa provare. Fa una piccola UE.
Devo capire bene come funziona ancora l'eco, chiaramente. La piantona mi sembra figa. Lancio un Razer. Proviamola. Bulbasaur! Peschi un Bulbasaur. Chiaramente non mi sto informando bene sui parametri, ma solamente sull'animazione, cioè su quello che mi sta piacendo di più esteticamente, senza concentrarmi troppo a studiarle ancora. Divento una tartaruga che balla in disco? Che cazzo mi serve? Ah, mi curo. Vai, vai! Bene, il fatto che tu possa fare questa cosa, e il fatto che il combattimento sia più divertente visivamente proprio, a livello di animazione eccetera, già me la fanno apprezzare più di Genshin. O meglio, mi dà già diversità confronto a Genshin. Più che altro così facendo, voglio di sempre di killare nemici per assorbirli. Volete che lo porti in live, ragazzi? Stasera? Iscrivetevi sul Discord e Telegram, qua sotto c'è tutto. Lo porto in live, lo continuo in live. Allora, mi piace anche quando skilli, il TG rimanga per qualche secondo visibilmente... Vedete? Cioè, non c'è una sostituzione diretta esteticamente, cioè meglio c'è, ma c'è una transizione particolare che fa vedere il PG che ancora dà una hit, poi switcha per renderlo più smooth. È una cosa che apprezzo a livello estetico. Vabbè, ma controlliamo le mutandine. Niente, nemmeno uno spacco di fica, niente. Aspetta stasera in live, ragazzi. È nel primo commento, venite a giocare. Assolutamente, fidatevi. Edvis vi saluta e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Ehi, ciao! Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!